Ciao adorabili amici, oggi vi porto un mazzo sgarbatissimo. Tutti hanno uno scheletro nell'armadio, il mio è quello di amare alla follia questa carta rottissima, design da Hearthstone, non da Magic, che sinceramente da amante di Muxus e del mazzo Goblin, ammetto che forse potrebbe essere un papabile ban, perché ha un power level smisurato. Questo simpatico aristocratico goblin. Ora, il deck che vi porto oggi non è assolutamente una lista particolare, anzi, direi che è goblin standard, cioè standard, non standard il formato, ma standard, nel senso che non c'è nulla di spicy nel deck che vi porto oggi. Però è un mazzo col quale mi diverto molto nel tempo libero che ho da giocare al cellulare, con cui casualmente, nel senso senza neanche grindare troppo, mi ha portato a Mythic questo mese. Contate che per me Mythic non conta nulla, lo sapete, io non sono un giocatore competitive, ma il viaggio che ho fatto da Diamante 3 o 2, non mi ricordo, fino a Mythic è stato proprio come un coltello caldo appoggiato sul burro, cioè è stato semplicissimo e ribadisco. Momento magico nelle pause pranzo di lavoro, grindare con Goblin. È stato un mythic brutto. Solitamente quando porto questa tipologia di video vi porto la partita che mi ha fatto arrivare da Diamante a Mythic. Il problema è stato che l'ultima partita che ho fatto, che quindi ho registrato al computer, l'avversario si è sconnesso. Comunque vi lascio ora un estratto. Si è arreso al All'RNG, raga, no. No, dai, dai, è l'ultima partita, devo fare il titolo clickbait. Dai, torna, Don Soligna. Puoi ancora vincere. Cos'è rabbia? E giocare da mobile, raga. La win condition, raga, e far crashare l'avversario con tutti i goblin. Ma no, signori. Signori. Ma che mitico brutto. Che mitico brutto, no! Ma mi si è disconnesso l'avversario. In una partita anche interessante. Che tristezza. Ma comunque il titolo clickbait lo mettiamo. Lo mettiamo, sicuro. Detto questo, il deck in realtà vince anche senza Muxus. La strategia è quella di rampare il più veloce possibile e giocare il prima possibile Muxus, che ha una componente RNG, perché capita spesso, purtroppo dipende dal vostro grado di fortuna, che il Muxus non porti nulla di rilevante dal suo Enter the Battlefield. Ribadisco, design sbagliato per Magic, ma allo stesso tempo fa delle cose fuori di testa, fa dei turni fuori di testa che vedrete comunque con i gameplay. L'altra wincon è Krenko e Ficcanaso Sfacciato. Queste due carte sono fuori di testa, fuori di testa. Ribadisco, power level preistoric di questo deck altissimo. Devo dire che in realtà non è posizionato bene come un tempo nel meta, ma è posizionato bene perché comunque non ha grossi matchup negativi, ha una buona sideboard per gestirsi un po' tutti i deck che andrete ad affrontare e lo sapete, io sono un amante dei Goblin. Mi spiace che Muxus abbia rovinato la loro immagine per i giocatori di Magic Arena, ma mena di brutto questo deck. In descrizione vi lascio il link per esportare agilmente questa lista su Magic Arena. Trovate anche i link per i miei canali social, trovate anche il link per il mio canale Twitch, dove vado in diretta ogni domenica sera alle 21:30, più altri giorni bonus. E sempre in descrizione troverete il link per Zavvi. Un modo per supportarmi, oltre a mettere like e commentare i miei video o iscrivervi se non siete ancora iscritti, è quello di acquistare un prodotto Zavvi utilizzando il codice ZioGarbe, che vi darà il 20% di sconto su tutte le collezioni presenti sul sito, compresa la sgarbatissima collezione di Magic the Gathering. Inizia l'avversario. Qua abbiamo Mindstone, Matrona, Muxus. Mi sembra un control, ma proviamo a tenerlo. Control lo dico dall'avatar e dalle bustine, infatti. Easy predict.
Bello, è il nuovo pet. Eccezionale. Ok, qua abbiamo una discreta pescata e farò. Forse Snoop. Proviamoci. Scatter, male. Questo scatter nei denti ci fa male. Mindstone. Vediamo se si risolve. Stiamo pescando solo terre. È uno Snoopy in realtà. Quindi ci sta. E proviamo a incatenarci un Muxus qua. Se fa Nissa è GG. Teferi pura in realtà. Allora, siamo a 5. Un altro Muxus. Terzo Muxus direi di no. Qua magari ci mangiamo un counter. E magari attiriamo una vratta se gioco lo Snoop. Terzo Muxus proprio. Così anche rivelato. Va bene. Diciamo che abbiamo un piano. Oh baby, quasi triple. Va bene. Pesca pure. Avrà il counter per Muxus. Intanto iniziamo a menare Teferi. Non riusciamo neanche a menare Teferi, grazie a Yasharn. Qua facciamo Muxus, non è che abbiamo molto. Ecco, però, guardalo lì, Krenko. È quantomeno interessante, eh? Iniziamo a riempire un pochetto la board. Con quel cranco lì. Attiviamo. Tanto la vratta se c'è, c'è. E noi Muxus dobbiamo farlo. Anche se mangerà un counter. Non mangia il counter. Holy shish. Attenzione. Allora, qua c'ho gli Yarshan. Lui probabilmente ha set the Wreck Cage. Motivo per cui 2, 3, 4 vanno qua. Vanno face. Se non ha Settle the Wreckage, lui ciampa Muxus, passano 12. E quattordici, 16, 18, 20. Mi manca 22 perché blocca con Yasharn. No, ho detto una cavolata. Quindi questo può girare qua. E noi così, se mi fa Settle the Wreckage, ripartiamo con un altro Muxus, Goblin e Krenko. E se non ha Settle the Wreckage è morto. Ripetiamo in tutti insieme. Manca comunque secondo me un danno. Facciamo così. Vediamo se ha Settle the Wreckage. Molto molto probabile. Comunque teniamo loro due come piano.
In questo modo, se ha una rimozione singola, lo uccidiamo. Ok, cast out su Muxus. E uccidiamo anche Teferi. Sono abbastanza danni. Quindi abbiamo fatto la play around su Settle the Wreckage. Abbiamo l'ital giusto. Avremmo avuto anche una board comunque dopo con Crank e Shiftain. Qua mi pare abbiamo scelto la linea giusta in questa partita. Il fatto che lui non avesse una risposta per Muxus ovviamente ha aiutato tantissimo. Mettiamo Chandra. Mettiamo Chandra che ci piace un sacco in realtà in questo matchup. Cosa ci piace d'altro? Come 8 dagli artefatti terrei solo il Trash Master. Togliamo un Shatter Skull Smashing. E mettiamo due Ring Leader. Allora, il problema di Ring Leader in questo matchup è che, come si chiama, l'incantesimo bianco a 1 ci rompe proprio un po' le scatoline. Almeno in questo modo abbiamo super pescata tutti i turni. Non voglio togliere le matrone perché sono la mia quinta copia di Trash Master se mai dovesse giocare gabbia. Abbiamo le due Chandra e l'Ornn. Per fare un po' di value, un po' di roba. Potrei pensare di portare al posto di Krenko. Potrei fare tre Krenko e un Ring Leader. Per il fatto che Krenko in questo matchup, in particolare con Authority, è lento, poi riempire la board di goblin che vengono potenziati è comunque forte, cioè si riesce a vincere anche se l'avversario ha authority con un po' di intelligenza, quindi metterei così con la possibilità di pescare, prenderlo con Matrona. La teniamo, vediamo se parte turno 1 authority. Altra terra non benissimo. Cage. Va bene Cage. Cage abbiamo la risposta nel deck. Dobbiamo solo pescare una matroncella. Quanto è greedy fare Chieftain ora? Proviamo il piano aggro. Visto che Muxus per ora è bloccato da Cage, quindi Chieftain e poi Ring Leader per cercare Matrona o direttamente il Lord che spacca gli artefatti. Baffling Hand, va bene. Corno. Corno. Ci aiuta a trovare velocemente i goblin che ci servono facendoci pescare. Potenzialmente una carta in più al turno. Come non detto. Allora, farei il Ring Leader. Che si risolve. Questa è un'ottima notizia. E qua abbiamo la Matrona pronta. Tappata, attacchiamo, lui mi può fare uno Shark Typhoon e Amen. Growth Spiral. Va bene, possiamo lavorare per togliere Cage e fare Muxus, soprattutto perché lui mi fa Nissa e quindi diventa un po' un casino. Diventa tutto molto complesso. Anche non vedere i miei amici goblin. Allora, riusciamo a farlo, cioè riusciamo a togliere Cage e ad attaccare Nissa in questo modo. Matrona. Take action. E lui, tra l'altro, ha una board inquietante a cui rispondere. Farei Pyrexian Tower.
lui diventa un 3-3, attacco, in end tolgo gabbia sacrificando la matrona. Sacrifica la terra, va bene, lui ha 10 milioni di mana, farà un idroide enorme. A quel punto ci affidiamo al buon e vecchio e sanissimo RNG di Muxus. Chi mi togli? Ok. Va bene. Se vai tap out... Mamma mia, che noia. Allora, questo... però lui... Cranko non è affatto male, eh. Cranko non è affatto male. Lui non ha risposte. Allora, attiviamo. Giriamo 1, 2, 3, 4. Così Nissa ce la togliamo. E abbiamo anche il goblin da sacrificare per togliere con Grafdigger Cage. Quindi siamo proprio felici di tutto ciò. Di questa pescata di Cranko. Vai! Nel tuo turno togliamo Grafdigger Cage. Waffling End su... Chieftain. Sacrifichiamo. Matrona a prendere il Trashmaster non è male. Questo è l'aspetto un po' figo di Goblin lato toolbox. Molto figo. Aspetto molto figo. Take action. Abbiamo un altro Cranko che non giochiamo. Abbiamo maybe un altro Muxus. Muxus. Ho tappato male. Cazzo, l'ho tappato male. Va bene, never punished. Qua attacchiamo con 1, 2, 3, 4. E vai. Se lui ora fa vratta, perde una terra. Può avere... Non può avere Settle the Breakage. Ed è GG contro Bant Control. Iniziamo noi. Faccio turno 3 Cranko e ho Matrona. Sono tante terre, ma va bene. Va bene così. Vediamo. Vediamo cosa fa NS58 all'86%, mitico. Jund. Può anche essere sul Tai. Se è sul Tai ultimatum dobbiamo andare rapidi. Turno 3 Cranko mi sembra abbastanza rapido, ma potrei anche pensare di fare Matrona e sul Tai. Ci penso. Opzione 1, Matrona, e prossimo turno ho 5 mana, quindi non ancora abbastanza per fare Muxus. Opzione 2 Cranko,
e inizio a picchiare, contando che la sua vratta in main costa 5. E fatal push via, scranco schiva il fatal push e la sua vratta, tra l'altro. Willy muore, va bene. Prossimo turno facciamo Chieftain più attivazione di Esika. Attenzione. Esika così nei denti. Sincero, non me l'aspettavo. Non attacchiamo con i nostri pippoli. Proviamo a vincere di Cranko. Niv-Mizzet Reborn. Oh, questa carta su Arena non la vedevo da 26 anni. Clarion è un problema. C'è quel simpatico Clarion che è un problema. Va bene. Però un altro Cranko non è male. Io quello che posso fare è Matrona. Ok, riesco a vincere. Allora, sono due goblin che metto giù, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 goblin che gioco. Sacco, metto un altro Cranko, sì, dovrei riuscirci. La matematica non fa per me, ma dovrei farcela. Sacco 1. Sacco 2. Sacco 3. Direi che è abbastanza. Non serve contare. Tanti goblin, picchia duro. GG. Inizia l'avversario. Yeganta può essere Sacrifice, può essere anche Burn. Detto questo, noi teniamo. Ok. Va a 6. Sacrifice. E Sacrifice dobbiamo fare in fretta a Crancone. Viene claimato e sacrifico. Va bene. Questo ci rallenta parecchio, ma cosa dobbiamo fare? Pesca Giganta. Allora io faccio Warchief, prossimo turno riesco a fare, se rimane in vita il Warchief, riesco a fare Cranko, Prospector e poi preparare un turno con Matrona. Lui fa Guzzo. Avrà rimozione. Allora, Prospector. Cranko. Esplodiamo il mio amico Cranko. Giriamo. Mi potrei mangiare due goblin e prendere, sì.
No. No, no, no. Allora, ragioniamo. Lui può avere Toesies. Beh, mal che vada ci toglie Matrona. E io avrei sacrificato inutilmente un Goblin. Prossimo turno, nel caso, riuscirei anche a fare Matrona più... coso, più Muxus. Quindi teniamo così. Lui deve avere una risposta per il prospector. Non ce l'ha. Va bene, sacrifice. Portiamo gli Abrade. Il Trashmaster. Contro forno e da rimozione. Incinerator, possiamo pensarci un attimo, giusto a tutorarlo con la matrona. Togliamo il ramp ambizioso. Togliamo il ramp ambizioso. Voglio portare i Frostbite. Sulla draw forse sì, però mi trovo sempre in questa situazione dove faccio fatica a capire cosa voglio togliere. Krenko è forte, Muxus è forte, tutto forte nel deck. Mazzo simpatico, Goblin. Potrei togliere un pochino di ramp togliendo Willy e lasciare come rimozioni gli Abrade che mi tolgono anche forno. Facciamo questo split, 2-2. Il resto non voglio toglierlo. Incinerator, ci sta. Non ha Wrath, quindi abbiamo il tempo di caricarlo e sparare un botto di danni. Vai. Sta decidendo, inizierà lui per primo. Qua abbiamo Snoop, Krenko e Incinerator. E quattro terre. Con la tower la tengo, anche se ci affideremo al Krenko probabilmente giocato di quarto. Non fa Toesies, questa è una buona notizia, però arriverà rimozione sullo Snoop. Su Snoopy. Immagino. Lui ci pensa. Arriva Oven. Ok. Abbiamo una giocata al 3 e Snoop lo faccio. Snoop lo faccio. Posso quantomeno sacrificarlo. Grazie al Prospector, se mi fa claim the firstborn più Oven. Ah, ok, Strider ci piace. Cioè, ci piace relativamente. Ok. Warchief. Non attacchiamo. È importante dare rapidità a Krenko. Poi prossimo turno ci pensiamo un attimo cosa fare. Se fa Mayhem Devil e ci distrugge la board, ecco. Questo è molto male, molto 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 male. Ha due sacrifice, due attivazioni di sacrifice. Quindi se io faccio Prospector Krenko, attivo Krenko, mi distrugge la board. Ok, mi toglie il Warchief. C'è un modo in cui io riesco a togliergli il Devil con l'Ingenpalm Incinerator? Non so perché sto parlando così lento. Non lo so. Allora, devo toglierglielo. Se io faccio lui, sono tre goblin e riesco a toglierglielo.
Cazzarola. Lui mi riesce a rifare board. Maledizione, tolgo un pezzo. Niente, dobbiamo far così. Perché io cosa faccio? Jampalm, lui mi pinga un topo, perché è un topo, un goblin, perché spacco l'artefatto. E quindi ci riproviamo dopo. Devil è un casino. Avessimo avuto a Braid o qualsiasi altra roba saremmo stati più felici. Qua mi toglierà l'incinerator, probabilmente. Che non è una brutta notizia, perché magari riusciamo in qualche modo a... No, mi lascia l'incinerator perché mi vuole distruggere board. E può farlo. Può decisamente farlo. Si risolve. Tanto in questa fase era un 1-1-1. Wostrider il secondo, malissimo qua. Si è messi male, si è messi molto molto male. Lui ha tre sacrifici per togliermi tutto. Incassiamo. Snoop. Va bene, ho lo Shatter Skull Smashing per toglierglielo. Come sei messo? Io potrei toglierti il Wostrider. E lo faccio anche, sai? Faccio ora. Ok, vuole salvare il Wostrider, rinuncia a Oka. Così, prossimo turno riesco a togliergli il Mayhem Devil in maniera pulita. Mi faccio un danno, take action. Non deve top deckare. Lo gioco il Prospector. Faccio anciclare il deck perché adesso mana ne abbiamo. Priorità è togliere il Devil e top deckare. Escape 4. No. E top deckare Muxus. Pesca terra. Claim. Toglimi pure tutto. Vado a 10. Gli tolgo il Mayhem Devil. Lui il prossimo turno mi gioca un ciccione. Quindi ho bisogno di pescare Muxus. Pochi cacchi. Però riesco a togliere il Mayhem Devil. Che verrà sacrificato dall'Oven. E poi io mi ritrovo in mano solo un Chieftain. Sacca con lo Strider, Scry mette giù. Ok, prossimo turno gioca un simpatico qualcosa.
Noi dobbiamo beccare un altro Ghost Rider, va bene. Noi dobbiamo prendere Muxus e non incassare troppi danni. Niente Muxus, eh? Ciamperai, mio amico Chieftain. O almeno ci proviamo a ciampà. Lui ha lo scry. Mayhem Devil. Questo ci insegna che, come sei dato. No, claim, va bene. Top deck a rimozione. Ci sta. Cambiamo un po' la side, mettiamo gli upgrade in maniera più preponderante e metterei un altro Willy in realtà. Così sulla play essere un pochino più aggressive. E ci proviamo. Proviamo. Ok. Abbiamo gli upgrade per il maledetto demone. Partiamo con Skirk. Passo. Vediamo. Se fa turno 1 Oven, glielo abbrado subito. Un danno e sacca. Potevo saccarmelo. Ho fatto una cavolata. Va bene, mi sono preso un danno inopportuno. Ho fatto una gran cagata, perché adesso questo mana rosso ci fa Oven. Never punished. Never puniti. Snoop con Krenko top sarebbe il massimo della gioia. Aia. Trail dei Cucumbers. Allora, prossimo turno, se mi rimane in vita lo Snoop, riesco a fare Muxus grazie alla Pyrexian. E lo smashing me lo tengo per il futuro, un investimento sul futuro. Oven. Mio turno. Dicevamo. Ho detto una cavolata, non posso. Fare Muxus. Ah, sta partita sono leggermente meno concentrato, non so se si è notato. Ora possiamo valutare di togliere Oven. Col Trash Master. Vediamo cosa ci gioca. E sì, togliamo l'Oven. E mi sa che qui potrei fare Muxus sacrificando il Trash Master a questo punto. Ma non lo farò, vado su con un pulito upgrade qui e Muxus lo facciamo dopo. Perché un Muxus che va male alla roulette significava perdere, lasciandogli in gioco il Mayhem Devil. Qua vediamo un attimo, anche se a scartino abbiamo doppio Muxus. Ci toglie il binding.
cosa che va a comprometterci, fammi leggere. Va bene, togliamogli il food. Terra, terra. Incinerator. Così. Brutto. Triciclare. Meglio che un 2-1 in realtà. Ecco, mercoledì. Forse dovevo essere un pochino più coraggioso col Muxus e lasciargli il Mayhem Devil, ma... Oven e gatto. Vuole attivare subito il trail. Attenzione che il gatto prenderà Deathtouch. Ok, terra. Roulette! Arca Peppina. Sacco e GG. Bella carta, Muxus. Bel design, devo dire. 99. Se ne vinco un'altra, forse andiamo... No, basta. Ultima. Ultimissima. Inizia l'avversario, questa la teniamo. Ok, Selesnya. Così. Un altro Muxus. Willy Passo, abbiamo pescato un altro... No, abbiamo pescato Krenko. Lui fa l'aspirant qua, direi che il piano è fare Muxus il prima possibile. Quindi faremo Warchief. Anche perché lui... potenzia qui, ok. Quantomeno interessante. Non attacchiamo, non attacchiamo. Prossimo turno incassiamo un botto di danni. E lui è nel turno di Collected, quindi io voglio far Krenko. Per avere un po' di Chump Blocker, Fine. Ok. E Ooze. Andiamo a 9. Con Krenko però abbiamo un po' di bloccanti, attenzione. Attenzione. Andiamo a 6. Facciamo Krenko. Facciamo Prospector. Aggiungo 9 goblin. Faccio Muxus. Rosso. 2. Tre. Quattro. Cinque. Muxus. Vabbè. Triple. Prendo un altro Lord e forse la chiudiamo. Prendo un altro Krenko. Non ce n'ho più di Krenko. Quindi prendiamo un Lord. Uno. Due. Così quanti danni sarebbero? Mi blocca Muxus, sono 10, 12, 14, non bastano. Potrei fare un altro Muxus. 3, 4, 5, un altro Muxus. Ok,
Sacco 1 e 2. Autofly. Sono 8, 12, abbastanza. Va bene così. Guadagna 1. Va bene. C'è andata abbastanza bene, direi. Che carta, Muxus, interessante. A Braid. Braid super sicuro. Frostbite. Frostbite toglie a 3, quindi adesso ci ragioniamo un attimo, come al solito. Mindstone la togliamo. Due Willy li togliamo. Una Matrona la togliamo. E forse togliamo un Frostbite. Sulla draw mi piace così. 3 a Braid, Matrona prende il Trashmaster. Vero che facciamo anche un po' di board per il Gempalm, ma va bene così. Troppe removal. Oddio, forse potevo togliere un Frostbite per un Gempalm Incinerator, in realtà. Distrutto il tavolo nel mentre. Distrutto il tavolo. Lui ci prende un po' di tempo a saidare contro Goblin. Porterà il cinghialozzo. Vediamo se va a togliere. Non so come saida in realtà Selesnya contro Goblin. Forse dovrei guardare. TG Goldfish. Forse potevo guardare prima, direte voi. Effettivamente sì. No, non è Anceli. Taurus Control, dov'è il Selesnya? Mazza, è sparito totalmente. Va bene. Null. Orca Eva, che brutta mano. Però la teniamo, non voglio andare a 5. Una terra la peschiamo. Pianura. Inspector. Abbiamo due turni per pescare una terra, se no siamo belli che fritti in realtà. Giocherà l'Aspirant, potenzia Traben e diventa grosso. Muxus, ancora un turno per vedere terra, se non siamo fritti. Siamo fritti. Ok. Non ha Ange, direi. Vediamo se gioca ancora qualcosa. No, vuole attivare quello. Allora, Prospector. Non benissimo, in realtà, meglio terra. Sarebbe stata meglio terra. Pesca. Il fatto che lui sia partito rapido, ma non rapidissimissimo, per noi va bene. Se fa terra, Coco, male male. Ecco, Yasharn rende abbastanza inutile il Prospector.
Forse dovevo andare a 5, ho tenuto una mano un po' greedy. Però un po' di pescate le avevo. Gira, vai. Niente. Anche se ho upgrade, preferisco non mostrargli e andare direttamente a game 3. Ah, riportiamo i Willy. Willy, Willy. Che con Yasharn non sono super efficaci, ma meglio di... potrei portare in realtà Mindstone, meglio, meglio. Così, mi piace già di più. Dai, go. Brutta. Teniamo. Terra passo. Ok, lui non parte rapidissimo, è una buona notizia. Però un'ennesima terra male male, male male male. Ok. Uso. Faccio Snoop. Altra terra. Snoop almeno mi fa vedere una carta in più e tanto probabilmente verrà divorato ora in qualche modo. Quindi proviamo a forzare la giocata con Snoop. Ok. Non blocchiamo. Perfetto. Il motivo per cui volevo forzare la giocata con Snoop è proprio il mio amico Cranko. Che vi dirò anche di più. Sentra Yasharn, Skyclave su Rango. Va bene. Non blocchiamo. Mazza, ancora terra. Ammazza. Lui gira. Lui volendo gira anche. Non blocca, ok. Prossimo turno abbiamo Muxus rapido, se mi lascia il Chieftain. E lo snooperino. Settle the Wreckage. Settle the Wreckage. Tipo per cui faccio un Muxus e attaccherò solo con lui. Ok, se riuscissi a minacciare il KO. No, no. Lui mena. Lui mena e lui mena. Ciampa. Proviamo la strategia aggro. Per ora la partita la sta dominando Snoop. Ma di brutto. Muxus se tiene open è sempre Settled Wreckage.
Collected Company. Ci toglierà lo Snoop. O il Chieftain. Se ci toglie il Chieftain, meglio. Abbiamo più chance. Tu cosa fai? Ok. Snoopino. Vuoi pescare? Pesca. Mi blocca un 3-3 in cassa 5 9-11. Go. Go, mazzo goblin alla riscossa. It's not enough. GG, GG. Vediamo che rank siamo. Se bastava per essere classificati. 1004, che benessere. GG.